accettato il nostro invito. Spero che il Presidente Letta sia in collegamento o perlomeno sia avvisato. Mi date qualche informazione? Io vi sento. Ah, perfetto, bene. Allora, voglio dire che, siccome voi avete sentito due interventi molto importanti di questa giornata di lavori, non la parte iniziale. La parte iniziale la sintetizzo in due secondi. Siccome questo è il secondo appuntamento degli Stati Generali della Cultura, e io mi sono imposto, diciamo, come giornale, di far fare dei piccoli passi avanti, perché quello di cui abbiamo bisogno, di tornare a credere in questo paese, di investire sulla ricerca, ha bisogno di tempi lunghi. Però alcune piccole cose che ci impediscono di andare avanti, credo che si possano e si debbano fare con velocità. E da qui volevo partire col Presidente Letta, perché, vede, ci sono due livelli. Primo, questo lo prendo proprio dalla realtà di Milano, cioè prendo al Piccolo Teatro, penso alla Scala. Perché devono essere considerati come, dice, dov'è mio amico Escobar, come l'ufficio dell'anagrafe? Cioè non è così, cioè non sono una pubblica amministrazione. Quindi se è vero che ci sono istituzioni, fondazioni liriche, enti teatrali che operano in questo campo, che hanno dei bilanci non presentabili, quindi c'è poi una mano pubblica che li copre, ma quelli che funzionano o che insomma hanno la capacità di attrarre capitali privati, perché devono correre il rischio che per avere una sponsorizzazione devono fare un bando pubblico, oppure per chiedere la pubblicità devono incorrere in qualche ulteriore vincolo dal punto di vista della pubblica amministrazione, pesante, molto pesante. E questo credo che non costi molto, questo si può e si deve rimuovere. Com'è possibile pensare che, ne parlavo ieri con il Presidente, se tu vai al Metropolitan, New York, vedi tutti i sostenitori privati, se c'è un sostenitore privato alla Scala non lo puoi nominare nel CDA anche se non vorrà mai prendere un euro nella sua vita, però magari vuole partecipare alla vita dell'azienda culturale nella quale ha investito generosamente un proprio capitale. Quindi credo che su questo servano delle risposte. Aggiungo il secondo punto, faccio subito due elementi perché ci tengo dal punto di vista operativo. Questo l'ha detto il Presidente Emanuele, io vado un po' oltre, però parto da quello che ha detto lui. Io ho sempre pensato che il più grande vincolo all'iniziativa culturale, cioè all'attività culturale in Italia, sia quello di non aver mai voluto in tutti i campi accedere a una vera e propria incentivazione fiscale, riconoscibile, automatica, immediata. So che ovviamente questo produce meno gettito in un primo momento, può produrne dopo. Però nemmeno quello che c'era, la parziale deducibilità, detraibilità, che era in essere, è stata poi bloccata da una sentenza della Cassazione. Allora, se fosse per me, io chiederei addirittura un meccanismo di credito d'imposta minimo del 50% per dare una scossa e vedere quello che c'è. Vediamo se Bertelli moltiplica ancora l'investimento o anche il Presidente Squinzi. Però se magari questo viene da dire a qualcuno che veramente rischia di creare un buco nei conti, io dico che non deve essere così, comunque mi fermo. Però almeno consentire di dedurre come era già stato deciso, potrebbe essere un qualcosa che una nuova norma in qualche modo dà un segnale importante. Quindi non vorrei immiserire tutto il discorso del manifesto, e lo dico anche al professor Emanuele, noi non è che abbiamo parlato per l'oggi quando parliamo di cooperazione nei ministeri, non è che io mi dico De Gasperi fece il più grande discorso, lo fece qui alla Scala nel 1946. E quando dico che la politica economica deve mettere al centro la cultura, è chiaro che noi parliamo di lungo termine, però siccome mi sembra giusto che dare speranza concreta, poi dirò quello che faremo noi come Sole insieme a Banca Intesa, lo dirò alla fine, però
è importante, secondo me, che dal governo arrivino alcuni segnali. Quindi vorrei chiedere al Presidente Letta se c'è, se è nelle condizioni, se può dare almeno questi due piccoli segnali. Ma intanto sono moltissimo per il fatto che mi togliete il ritorno. Mi scuso moltissimo per il fatto che io non sono con voi oggi. Mi spiace, il motivo è legato al fatto che il Consiglio dei Ministri di questa mattina è stato più lungo e complesso del previsto, perché domattina c'è a Bruxelles una riunione dell'Eurogruppo che deve è il bis della riunione della Commissione della settimana scorsa sui conti pubblici dei diversi paesi europei, e bisognava che fossimo in grado, con la spending review presentata da Cottarelli e il piano di privatizzazione, il primo piano di privatizzazione che oggi abbiamo deciso, di consentire al Ministro Saccomanni di andare domattina a battagliare a Bruxelles con più forza e con più argomenti, motivo per il quale non sono stato in grado di arrivare in tempo. Però insomma ho avuto modo di ascoltare gli interventi molto belli di Cattaneo e Bertelli, e voglio usare questa occasione per dire alcune cose alle quali da tempo tenevo, e anche per fare un annuncio abbastanza al quale tengo molto e che abbiamo messo a punto in questi giorni. Innanzitutto, per il mio compito io non posso mettermi a fare l'elenco delle cose che non vanno. Penso che sarei immediatamente fischiato, insultato, nel senso che io potrei mettermi a fare un lunghissimo elenco di cose che non vanno, e in questi 6 mesi che sono stato qui di cose che non vanno nel nostro paese ne ho viste, e potrei fare, come diceva come c'era in quel film famoso, ho visto cose che voi umani. Però non lo faccio, non lo posso fare, perché non è il mio compito. Il mio compito è cercare di rimboccarmi le maniche e di fare alcune cose. Allora, innanzitutto la situazione, i primi passi che abbiamo fatto e quello che abbiamo intenzione di fare, rispetto soprattutto poi alle domande che poneva Napoletano. Il tema che Napoletano cita sulla questione della scala è un tema sul quale la risposta rispetto al tema del Consiglio d'amministrazione ci sarà in un passaggio della prossima legge di stabilità, perché oggettivamente il tenere insieme la scala con tutte le altre, insomma, le fondazioni lirico-sinfoniche che avevano avuto problemi, per i quali problemi siamo intervenuti con il decreto Valore Cultura, che è riuscito a salvare situazioni che erano drammatiche, è sicuramente un errore, e quindi questo errore sarà superato attraverso l'emendamento sul quale si è lavorato in Senato e alla Camera in questi giorni. Quindi questo era già stato oggetto di un confronto tra Brai e Pisapia, questo punto lo posso confermare qui. In quel decreto Valore Cultura si è fatto un primo passo al quale tengo molto, perché la situazione dei conti pubblici italiani la conosciamo bene qual è, una situazione complessa, molto complicata. In questo anno 2013 però abbiamo voluto fare sul 2013 subito un gesto, che fosse un gesto che andava nella direzione sostanzialmente del manifesto per la cultura che avete presentato. Questo gesto è stato il gesto del decreto, il decreto Valore Cultura ha un'inversione di tendenza. Non è una rivoluzione, lo so benissimo che non è la rivoluzione e non è quello che noi vorremmo tutti come soluzione finale di tutti i problemi sui temi della cultura e del rilancio della cultura, ma abbiamo voluto dare il segno di un'inversione di tendenza. Su che cosa? Innanzitutto sul tema essenziale del rimettere la cultura al centro dell'attenzione, degli investimenti, e soprattutto rovesciare quella parola d'ordine rispetto alla quale con la cultura non si mangia, che io invece ritengo dobbiamo assolutamente rovesciare. Con la cultura in Italia si deve mangiare, perché l'immagine che dava Bertelli prima, l'Audi e la cultura, mi sembra un'immagine contro il motore, e la cultura è un'immagine molto efficace. Siccome è così, ne sono convinto,
Il primo passo, il decreto ha voluto dire innanzitutto salvare le fondazioni lirico-sinfoniche. Ci sono città italiane dove stava saltando, dove non ci sarebbe stata la stagione. Voglio soltanto lasciarvi immaginare cosa questo poteva rappresentare. In secondo luogo, abbiamo fatto questa scelta che va nella direzione del credito d'imposta, questo era il riferimento prima napoletano, soldi erano pochi. Abbiamo fatto il credito d'imposta per le produzioni cinematografiche, è stato un primo passaggio, l'abbiamo stabilizzato nel tempo, ovviamente avremmo voluto fare più e più a lungo, ma già trovare i soldi per fare quella scelta che va nella direzione del credito d'imposta e che io vorrei che noi allargassimo anche ad altri settori, tanto alle produzioni cinematografiche, che è esattamente nella stessa direzione. Abbiamo fatto quegli interventi per burocratizzare e rendere più semplici le donazioni, le piccole. Anche questo è il primo passo, vorremmo fare, però l'inversione di tendenza è assolutamente chiara. Le donazioni fino a 2000 sono oggi fortemente burocratizzate grazie al decreto e ai decreti applicativi. Abbiamo fatto la scelta dell'indicare la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano come uno dei grandi obiettivi di questi anni. Abbiamo fatto la scelta di individuare l'obiettivo 500 giovani scelti che verranno selezionati in queste settimane e nei prossimi tempi e che avranno il compito della digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. Sono accanto a questo alcune scelte che riguardano alcuni musei dentro il decreto Valore Cultura. Ho citato questi punti per dire che le cose che ho appena detto non sono la rivoluzione, però abbiamo voluto dare un segno al mondo della cultura italiana che si inverte la rotta e si riprende una strada che è una strada diversa, con la cultura che deve essere messa al centro. Quali sono gli altri passi e le cose che abbiamo intenzione di fare? Innanzitutto la cultura avrà un ruolo centrale a Expo 2015. Ci sono lì dentro Expo c'è una serie di azioni. Oggi avrei dovuto essere alla sede dell'Expo per presentare Agenda Expo 2015, l'ho fatto anche lì in video. Ci sono tutte le azioni, tra queste ci sono alcune importanti azioni che il Ministero della Cultura e del Turismo ha messo a punto, che legano la cultura all'Expo in modo molto forte e molto marcato. Ci credo molto, quell'appuntamento sarà un appuntamento fondamentale, essenziale, un appuntamento sul quale sicuramente e sono convinto avremo dei risultati positivi. Potete trovare tranquillamente sul lavoro appunto che è stato presentato oggi tutti i riferimenti, dalla Via Francigena a mille altre idee che hanno a che vedere con il rilancio, legandolo all'Expo della cultura nel nostro paese, usando questa grande opportunità che sarà l'Expo. Sta andando bene, sta avvenendo bene, c'è un impegno globale, generale. Io sono dell'idea che noi italiani, quando abbiamo una scadenza davanti, diamo il meglio di noi stessi, e questo è un limite o non lo so se è una qualità, ma insomma è un fatto, credo, sicuramente positivo. Dentro il piano Destinazione Italia, piano col quale vogliamo attrarre investimenti da fuori, c'è un capitolo legato alla possibilità di attrarre di attrarre investimenti per la cultura. E poi c'è quest'altra idea, che è l'idea che volevo lanciare qui oggi, l'abbiamo messa a punto in questi giorni, e se il Sole 24 Ore ci dà una mano, secondo me è un'idea che può fare da volano e può aiutare. L'idea ci è venuta a partire dal successo che hanno avuto le selezioni per la città europea della cultura, per la capitale europea della cultura. Sapete che hanno partecipato più di 20 città italiane, è stata una gara vera e propria, molto molto dura, anzi è una gara, ne sono state individuate 6, che sono le 6 finaliste, sono bellissimi progetti, veramente di grandissimo livello, credo che sia un esempio e un esercizio virtuoso. Allora, l'idea alla quale l'abbiamo lavorato e che sarà messa nel prossimo provvedimento urgente di legge è di far nascere il progetto Capitale Italiana della Cultura annuale.
cioè il progetto di individuare con un stanziamento pubblico che faccia partire, faccia da abbrivio di questo progetto, un percorso che consenta ogni anno di scegliere, attraverso ovviamente una commissione dentro la quale facciano parte i maggiori rappresentanti del mondo della cultura del nostro paese, scelga tra vari progetti che vengono presentati il progetto di una città che in quell'anno diventi la capitale italiana della cultura, che faccia ovviamente da volano di iniziative, un modo per mettere le città italiane in concorrenza tra di loro e un modo soprattutto per stimolare i privati. Io vorrei vedere tanti privati italiani che nella loro città, invece di investire soltanto sulla squadra di calcio locale o sulla squadra di pallacanestro locale o sulla squadra di pallavolo locale, investano sul progetto della capitale nazionale, della capitale italiana della cultura. Un'idea che possa vedere ogni 31 dicembre, 1 gennaio, un passaggio di testimone tra due città italiane che si passano il testimone di capitale italiana della cultura, credo che sia un modo, ripeto, non soltanto per avere la possibilità di mettere in pista tante idee, tante iniziative, ma è un modo per mobilitare energie, risorse, per legare tutto questo ovviamente al turismo. Noi abbiamo fatto una scelta che fa parte tra l'altro di uno dei messaggi del Manifesto per la Cultura, la cooperazione tra i ministeri, avevate messo tra i 5 messaggi, abbiamo unito addirittura il turismo e la cultura, dando l'idea che se l'Italia vuol fare turismo deve essere un turismo che si lega soprattutto al messaggio culturale. E penso appunto che questo obiettivo di lanciare il progetto Capitale Italiana della Cultura possa essere un progetto, noi correremo, vorremmo provare a far sì che già nel 2014 possiamo avere la prima Capitale Italiana della Cultura. Mi piacerebbe che la data simbolo di questo progetto fosse il 27 maggio del 1993, come sappiamo fu uno dei momenti più vergognosi della storia italiana, quando la mafia mise le bombe agli Uffizi a Firenze in via dei Georgofili. Credo che quella giornata, individuare quella giornata come una giornata simbolo di un lavoro di ricostruzione della difesa della cultura, della tutela della cultura, del rilancio della cultura, delle occasioni di cultura, penso che possa essere il metodo giusto. Se ci fosse la collaborazione dei comuni italiani, del sistema mediatico, ecco perché mi rivolgo al Sole 24 Ore, che è sempre stato un giornale a partire da quel 1983, se non mi sbaglio, in cui nacque il Domenicale, che ha accompagnato tutte le nostre domeniche da allora ed è ancora oggi uno strumento straordinario, e il fatto stesso che un giornale economico abbia preso questa idea e continui a portarla avanti è secondo me un segno di speranza, perché la cultura è economia, la cultura è produzione, la cultura sono posti di lavoro, la cultura è parte integrante del nostro PIL. Ho citato questi temi e quest'idea sulla quale ci lanciamo da oggi, la lancio qui insieme a voi, spero che abbia una buona accoglienza e spero che possa trovare le gambe per camminare, e accanto a questo ovviamente l'obiettivo è far sì che l'anno prossimo, il 2014, riusciamo a fare altri decreti Valore Cultura che completino il percorso che abbiamo iniziato nella strada che indicava Roberto Napoletano, ma riprendendo anche molte delle cose che ho ascoltato prima, sia per quello che riguarda il credito d'imposta, sia per quello che riguarda la sburocratizzazione, ma c'è anche tutto il tema della cultura scientifica di cui la senatrice Cattaneo ha parlato prima. Noi abbiamo voluto intanto anche qui la cooperazione tra i ministeri, uno dei vostri obiettivi, abbiamo voluto unire il decreto Valore Cultura con il decreto L'istruzione riparte, che abbiamo approvato qualche settimana fa. Anche lì dentro c'è il secondo pezzo di uno stesso disegno. Qual è il disegno? Fino a oggi cultura e istruzione sono stati oggetti di tagli, sono anni che si va avanti con i tagli alla spesa pubblica in istruzione e cultura. Anche sull'istruzione abbiamo fatto, con questo decreto si sono fermati i tagli e si è ricominciato a investire, tra l'altro su un tema che unisce, perché le borse di studio in materia musicale, in materia coreutica, che sono state inserite nel decreto per l'appunto sulla
istruzione che riparte, si legano alla cultura su questi temi. Quindi io mi fermo qui, ho voluto dare questi messaggi, ho voluto dare l'annuncio di questo progetto sul quale vogliamo lavorare, è il segno, ripeto, io ho la percezione assoluta del fatto che le cose non vanno, che c'è bisogno di fare molto di più, però io sono culturalmente, strutturalmente ho un nemico. Il nemico è il benaltrismo, che invece trionfa nel nostro paese a tutti i livelli. Quando sento dire ben altro mi fermo perché penso che il nostro paese muoia di ben altro. Allora invece di dire ben altro io dico la situazione è molto complessa, è molto difficile, veniamo da una stagione lunga di tagli molto duri. Le cose che ho accennato sono l'inizio di un'inversione di tendenza, la volontà di raggiungere quegli obiettivi e questo progetto sulla capitale italiana della cultura è un modo concreto per cercare di ravvivare risorse, energie e far sì che tutto il nostro paese attorno a questo obiettivo effettivamente ritrovi voglia e volontà di crescita. Ringrazio Presidente, lo prego di restare con noi perché vorrei chiedere altre cose. Sulla proposta della capitale italiana della cultura, è una proposta che sposiamo con convinzione, dato che questo è un giornale che da decenni ogni anno indica la città italiana con la migliore qualità della vita, fare un focus diretto sulla cultura ci sembra importante. Io però voglio chiedere oggi al Presidente della Confindustria, Giorgio Squitti, oggi è l'undicesima giornata della ricerca. Le imprese chiedono molto e secondo me anche con fondamento allo Stato, nel senso che lo Stato italiano per mille motivi, in tanti anni, per un processo di oggi, io penso almeno a due decenni, ma è cominciato prima, ha perso molti colpi, ha scelto più la strada dell'assistenza che quella della spesa in conto capitale, quindi è un processo lungo, però forse qui, a Sole 24 Ore, a Presidente di Confindustria, è giusto chiedere che cosa fanno gli imprenditori, che cosa fa lui, che cosa fanno gli imprenditori nelle loro aziende, nelle loro fabbriche per sostenere la ricerca e sostenere l'innovazione. Credo che innanzitutto che sia una coincidenza assolutamente straordinaria. Oggi è l'undicesima giornata della ricerca promossa da Confindustria. E quando ho visto proiettato l'articolo 9 della nostra Costituzione sono stato confortato dal vedere che i temi di cui stiamo parlando oggi, cultura, il patrimonio, quello straordinario giacimento che abbiamo in Italia come patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, venga collegato in maniera diretta nello stesso articolo della Costituzione alla necessità di migliorare la nostra cultura, il nostro sapere, la nostra conoscenza. La testimonianza di Elena Cattaneo è stata, credo che forse non so quanto sia stata casuale, però è veramente fa un ponte straordinario tra queste due situazioni. Io credo che il nostro Paese, condivido quello che è stato detto, Patrizio Bertelli ha ragione, siamo in crisi perché non possiamo negarlo, però non dobbiamo sentirci in crisi perché noi abbiamo il potenziale, abbiamo le possibilità, abbiamo le qualità, abbiamo tutto per uscirne. Per cambiare un atteggiamento in cui purtroppo in questo periodo ci stiamo un po' tutti lasciando andare, ci stiamo adagiando. Ecco, quindi detto questo io penso che noi dobbiamo veramente, nel nostro paese, come Ricoletta sa, abbiamo la necessità assoluta di ritrovare la crescita. Quando Confindustria nello scorso mese di gennaio ha preparato questo progetto per l'Italia che può crescere, che deve crescere, e noi abbiamo messo proprio il patrimonio artistico, culturale, al limite anche paesaggistico al centro di questo. I dati che ha mostrato Patrizio Bertelli io li ho trovati agghiaccianti, perché eravamo il primo paese al mondo in termini di turisti.
oggi vedere che, a parte avere una bilancia commerciale negativa sul turismo, questo è un altro fatto che mi ha scioccato, non lo percepivo, ma veramente mi ha scioccato. E io credo che noi veramente come paese dobbiamo credere nella ricerca, dobbiamo credere nella capacità di giocare un ruolo nel mondo globale più all'altezza di quello che sono le nostre culture, tradizioni artistiche, culturali, di conoscenza. Le slide che ha mostrato Elena Cattaneo, quello che hanno fatto i nostri scienziati, magari in epoche non recentissime, sono assolutamente illuminanti di quello che è il potenziale del nostro paese. Noi ci dobbiamo credere. Poi è chiaro che bisogna anche fare qualche scelta, e qui mi rivolgo al Primo Ministro. Nel momento in cui non si riesce a dare una dotazione significativa al credito d'imposta per la ricerca, evidentemente abbiamo dimenticato quello che serve veramente a questo Paese per uscire da una situazione in cui adesso. Nel momento in cui si fa fatica a rendere disponibili finanziamenti, crediti d'imposta per il potenziamento, la valorizzazione, la conservazione del nostro patrimonio artistico e culturale, è chiaro che noi come Paese dobbiamo fare qualche scelta, e credo che la classe politica che ci sta governando in questo momento deve mettere questo tipo di riflessioni al centro e dedicare un'attenzione e fare uno sforzo particolare per questo. Ecco, io credo che noi possiamo veramente... gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita hanno il petrolio, noi abbiamo questo straordinario giacimento artistico, culturale, paesaggistico, di conoscenza, di sapere che abbiamo accumulato in almeno 30 secoli, e questa deve essere la materia prima da cui ripartire. Ecco, la materia grigia che poi c'è, che c'era nella testa dei nostri antenati e che io ritengo sia rimasta ancora, i successi del Made in Italy, qui appunto ne abbiamo qualche esempio, vedo tra l'altro il mio vicepresidente per la ricerca Diana Bracco che ci ha raggiunto, noi dobbiamo credere in questo, il Paese ci deve credere, deve fare la differenza, non possiamo lasciarci andare. Grazie, io ringrazio il Presidente Squizzi, devo dire che ascoltando, devo dire che già nell'intervento di Bertelli e anche, devo dire che il Presidente Letta ha questa qualità, che dicendo con chiarezza vorrei fare molto di più e non posso, in qualche modo ti toglie quello che invece io continuerò a chiedergli, ti toglie la forza di controbattere con insistenza su questi segnali, perché i segnali che ho colto qui sono segnali importanti. Cosa diceva il Presidente Squinzi? Dice: noi dobbiamo credere in noi stessi, ed è vero che questo è un grande paese a questa cosa. A me devo dire che mi ha sempre colpito, perciò avevo chiesto cosa fanno le imprese sulla ricerca e sull'innovazione, perché ci sono molti luoghi comuni, cioè il fatto stesso che molta ricerca non sia incentivata fiscalmente fa in modo che tanta ricerca che viene fatta dentro le aziende, che è una ricerca di prodotto, di precisione, ricordo perfettamente che andavo, feci una grande visita, c'era questo robot automatizzato, bellissimo, mancava un pezzo di idraulica, di sistema di idraulica, e mi dissero: dobbiamo aspettare questa azienda di Mirando, la terremotata, perché nel mondo questo pezzo di idraulica lo fa solo l'azienda di Mirandola. Allora vuol dire che noi abbiamo un grande giacimento culturale che è un po' dimenticato, ma abbiamo anche molte imprese private che magari nel silenzio. Allora io volevo chiedere al Presidente Letta, ma sulla deducibilità dell'intervento, delle detrazioni che sono state bloccate dalla Cassazione di interventi in attività culturale in senso lato, nella ricerca, come diceva il Presidente Squinzi, si può fare qualcosa di più? Avete parlato oggi a lungo di spending review, di un intervento importante che avrà i suoi tempi, ma che deve
dovrebbe liberare risorse per fare qualcosa di più a sostegno di questo cuore un po' dell'economia che è il Made in Italy. Ma intanto adesso senza dire che non ci eravamo messi d'accordo col Presidente Squinzi, però io raccolgo il suo appello sul credito d'imposta sulla ricerca, nel senso che la settimana prossima, la settimana in cui facciamo il collegato sviluppo, il cosiddetto collegato sviluppo alla legge di stabilità, e lì dentro ci sarà una significativa dotazione di credito d'imposta per la ricerca. Ci ho sempre creduto, ho sempre pensato che bisogna passare dai finanziamenti pubblici alle imprese basati su burocrazia e cose complicate a semplicemente la defiscalizzazione di certe scelte, e il credito d'imposta funziona proprio perché è fatto così, va in automatico, e quindi la settimana prossima lanceremo col collegato sviluppo questo tema del credito d'imposta sulla ricerca, e ripeto, con una dotazione finanziaria significativa. A questo aggiungo che il collegamento che Napolitano faceva con la spending review è un collegamento al quale io credo moltissimo, nel senso che la questione chiave, la questione essenziale è: la spending review è faticosa, tagliare la spesa pubblica è faticoso, è facilissimo sugli articoli dei giornali, mi perdonerà il direttore del Sole 24 Ore, ma io di tagliatori di spesa pubblica... Siamo consapevoli. Tagliatori di spesa pubblica, negli articoli dei giornali ne leggo ogni giorno, ma tutti bravissimi a tagliare. Quando poi bisogna andare nel concreto e il taglio alla spesa pubblica tocca categorie, persone, poi la spesa pubblica è stata tagliata molto in questi anni, quindi ormai si va a toccare prestazioni sociali, non è una cosa molto complessa. Abbiamo fatto una scelta, la scelta di Carlo Cottarelli, abbiamo scelto l'uomo da Washington che maggiormente conosce questi temi perché ci ha sempre fatto le pulci dall'esterno, ed è una persona che adesso è venuta qua con grande impegno. L'obiettivo qual è? È quello di dire che i tagli alla spesa pubblica non finiranno nel calderone, non finiranno nel calderone, perché quando uno deve dire mi tagli qualche cosa, o mi dici dove va e a cosa serve, ma se finisce nel calderone, è come la logica purtroppo delle tasse, della tassazione, se non si capisce e se non c'è un legame tra le tasse che pago e i servizi che ricevo, è ovvio che la fatica è molto forte. Allora il tema qui è: abbiamo fatto una scelta basata su una logica di tre obiettivi. Abbiamo deciso che tutte le risorse che verranno dalla spending review, dai tagli alla spesa pubblica, ci siamo dati uno scadenzario molto preciso, in parte in legge di stabilità, in parte è aggiuntivo alla legge di stabilità, andranno a finire su tre obiettivi. I tre obiettivi sono: la riduzione delle tasse sul lavoro, primo obiettivo; secondo obiettivo, alcuni specifici investimenti produttivi, tra questi sicuramente metto cultura e ricerca; terzo, la riduzione di debito e deficit. La mia valutazione, però dico qui al Presidente Squinzi che se lui è disponibile, siccome io credo al dialogo con le parti sociali, io sono disposto di questi temi a parlarne con le imprese grandi, le imprese piccole, con gli altri rappresentanti delle parti sociali, i sindacati. Possiamo decidere insieme la modalità con cui allocare queste risorse. Possiamo decidere che due va alla riduzione delle tasse sul lavoro, uno va agli investimenti produttivi, uno va alla riduzione dei deficit o debito. Oppure possiamo insieme decidere che questa percentuale la allochiamo in modo diverso e mettiamo un po' di più sulla riduzione delle tasse sul lavoro. Però io credo che siano questi tre i grandi obiettivi. E tra gli investimenti produttivi ovviamente metto la ricerca, la cultura, però metto anche alcune cose che alle volte non si citano come investimenti produttivi ma sono molto importanti. L'educazione nel nostro paese troppo spesso è stata tagliata in questi anni senza alcun riguardo agli effetti che poi questo avrebbe comportato. Penso a alcuni interventi di natura sociale. Oggi, stamattina, ho annunciato che abbiamo presentato un emendamento alla legge di stabilità per ristabilire
la quota di risorse per i non autosufficienti legati per esempio alle giuste proteste dei malati di SLA in questo periodo. Ho citato questo tema e lo cito perché è stato oggetto di polemiche in questi giorni, ma per dire che il nostro Paese ha vissuto di tagli lineari in tutti questi anni, perché fare i tagli lineari è la cosa migliore per tutti da un certo punto di vista, migliore per chi li fa, non deve mettersi a andare a capire che cosa c'è nelle diverse voci, e migliore anche per chi li riceve. E invece io sono totalmente contrario a questa logica. Ecco perché abbiamo scelto Cottarelli. Cottarelli è una persona che avrà il compito di entrare dentro le voci e di dire lì si taglia di più, lì si taglia di meno, sapendo che ovviamente il primo taglio deve essere alla spesa pubblica per il funzionamento della macchina, alla spesa che ha a che fare con i costi dei ministeri, con i costi della politica, con tutto ciò che in tutti questi anni è stato ridondante. A Cottarelli abbiamo dato pieni poteri e credo che sia fondamentale se riusciamo a fare questo collegamento tra le due cose, e lì dentro sta il ragionamento che Napolitano faceva prima sul fatto che io vorrei che il credito d'imposta si estendesse oltre che alla ricerca, oltre che alle produzioni cinematografiche, oltre alla sburocratizzazione delle piccole donazioni, fosse qualcosa che diventa sul tema della cultura più elevato e più complessivo, sapendo però, lo dico perché sono convinto di questo, che il nostro Paese ha un investimento del sistema pubblico insufficiente in campo di cultura e di beni culturali, e che quindi bisogna intanto partire dal fatto che ci sia un investimento maggiore e migliore da parte del pubblico. È il tema sul quale abbiamo cominciato il nostro impegno con il decreto Valore Cultura, e soprattutto penso che questa idea della capitale italiana della cultura, che voglio risottolineare, rilanciare, questa cosa è una cosa che funziona se ci mettiamo tutti d'impegno già in questo mese di dicembre, cerchiamo di far sì che parta. È un appello che qui faccio ai comuni italiani, non soltanto ai comuni che hanno presentato la candidatura per la capitale europea della cultura, ma a tutti i comuni italiani, anche magari quelli un pochino più piccoli. Abbiamo straordinari comuni non capoluoghi di provincia, che sono la grandezza del nostro paese, che sono in grado di attirare tantissimi visitatori con una capacità di mettere insieme pubblico e privato che è straordinaria. La nostra forza è questa, è la forza di tante comunità che sono riuscite, riescono con l'orgoglio, la tradizione e la bellezza che hanno ereditato da chi c'era prima a fare cose grandiose. Io, questo è il tema, è il tema che sento più forte sulle mie spalle. Insomma, noi, quando mi è capitato di incontrarmi in questi mesi con altri primi ministri di altri paesi, io sento di avere sulle spalle un peso in più rispetto a loro, perché rispetto ad alcuni io ho il peso di tutto ciò che prima di me, che rappresento oggi l'Italia, c'è stato in Italia, secoli, verrebbe a dire millenni, nei quali chi c'era prima di noi su questa terra, su questo territorio, su questi territori, ha costruito le cose più belle che ci sono al mondo. Oggi le gestiamo noi e abbiamo molta più responsabilità rispetto al primo ministro di un paese magari nato due secoli fa o tre secoli fa o quattro secoli fa, e questo io penso che sia una responsabilità enorme che, se gestiamo con superficialità, dimostra la nostra incapacità di essere classe dirigente, di essere all'altezza con la sfida che abbiamo di fronte. Io penso che questo tema di cosa ci è stato passato da chi è stato prima di noi su questa nostra straordinaria penisola è forse lo spirito e lo stimolo più grosso che dobbiamo sentire per un futuro che sia effettivamente di crescita, anche e soprattutto attorno a questi temi. Grazie Presidente Letta. Presidente, adesso non abbiamo fatto i calcoli, però ho sentito dice questo, tutto quello che ricaveremo dalla spending review, io ho visto un'indicazione tipo riduzione di tasse sul lavoro 2, cultura e ricerca 1, debito e deficit 1, mettiamoci insieme e decidiamo. Io chiedo a lei due cose. Siccome purtroppo in questo paese si è parlato spesso di spending review, poi qualche volta ha funzionato, qualche volta ha funzionato meno, a me dell'approccio di Cottarelli mi è piaciuto il fatto che lui si parla sempre di lui, però si muove con la macchina dello Stato dentro l'amministrazione. Questo forse
può aiutare di più. Dico, lei, due cose voglio chiedere, ci crede in questa possibile svolta? In che tempi? E che cosa può dare l'impresa rispetto a questo, che per ora è un disegno di cambiamento, per fare in modo che diventi una cosa concreta? Che cosa devono fare loro perché diventi concreta? Che cosa può fare l'imprenditore? Senz'altro ci dobbiamo credere alla Spending Review, perché se non ci credessimo vuol dire che ormai il nostro declino è definitivamente avviato. Quindi noi ci crediamo, Confindustria ci crede, tra l'altro abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Cottarelli, mi è sembrato persona molto preparata, molto determinata. E d'altra parte noi abbiamo sempre pensato che uno Stato che spende oltre 800 miliardi all'anno come pubblica amministrazione debba avere la possibilità di fare una spending review, come l'abbiamo fatta all'interno di tutte le nostre aziende, perché le nostre aziende ormai da qualche anno stanno tutte soffrendo per il calo dei consumi interni, per la maggiore competizione che troviamo sul mercato globale, e tutti noi abbiamo tagliato un po' di costi all'interno delle nostre aziende. Io non credo che all'interno di questi 800 miliardi, seppur tenendo conto che c'è una parte che è sicuramente incomprimibile, sicuramente dobbiamo avere la possibilità di puntare a una spending review 2, 3, forse anche 4%, 5% sarebbe un obiettivo eccezionale, e questo libererebbe un sacco di risorse per investimenti, perché sicuramente al di là di tutti degli investimenti noi li dobbiamo fare. Sono stati già citati, per noi l'investimento che abbiamo messo al primo posto è sicuramente quello del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, perché è un modo per ridare competitività al nostro sistema manifatturiero, che sta soffrendo disperatamente, ha perso competitività nei confronti degli altri paesi europei, l'Europa a sua volta ha perso competitività nelle altre aree economiche a livello globale, quindi lì è il punto sul quale noi dobbiamo concentrarci. E l'altro punto sul quale ci dobbiamo concentrare è proprio questo della ricerca, io vorrei ricordare il Trattato di Lisbona, dove si era definito che l'Europa dovesse investire il 3% del proprio PIL in ricerca. Ecco, questo non è mai stato fatto, e il risultato purtroppo dal mio punto di vista, io sono un imprenditore, ma ho arrivato a fare l'imprenditore da uomo di ricerca, è dovuto proprio a questo fatto, che non abbiamo investito abbastanza in ricerca. Noi oggi siamo l'area economica più lenta al mondo, quella che non riesce a crescere come tutte le altre aree economiche, ed è stato proprio, dal mio punto di vista, molto dovuto al mancato investimento in ricerca. Poi il discorso invece che abbiamo toccato oggi, che è il tema centrale di questo incontro qui oggi, della cultura, e noi nel nostro progetto per l'Italia che può crescere, che deve crescere, di gennaio, che avevamo avuto anche l'opportunità di presentare, di discutere direttamente con Enrico Letta, avevamo messo tra gli asset principali su cui puntare la ripartenza del nostro paese, abbiamo messo tutto il giacimento culturale, artistico, paesaggistico, turistico del nostro paese. Ecco, io credo che ci dobbiamo credere, ci dobbiamo impegnare, perché solo rimboccandoci le maniche e credendoci fino in fondo, e i mezzi, naturalmente, dal mio punto di vista, una grande parte possono venire da una spending review seria. Credo che il commissario Cottarelli ha sicuramente le capacità, le competenze, e se non verrà ostacolato e frenato da una macchina burocratica che poi è alla base dell'appesantimento normativo burocratico del nostro paese, io vorrei ricordare che al primo punto del mio programma di presidenza in Confindustria ho messo la semplificazione normativo burocratica del nostro paese. Ecco,
quindi se non sarà ostacolato sono convinto che sarà capace di portare dei risultati che ci permetteranno di ripartire, perché sicuramente dopo ormai 10 trimestri di PIL negativo vedremo un cambiamento di segno, però se non incideremo sullo status quo, sulle situazioni incancrenite contro le quali ci dibattiamo, la nostra crescita ritornerà a essere una crescita, come l'ho definita, da prefisso telefonico, 0, qualcosa. E questo non creerà lavoro, non creerà occupazione, e noi abbiamo un disperato bisogno di creare lavoro, occupazione, 3 milioni, oltre 3 milioni di disoccupati, 40% di disoccupazione giovanile richiedono un impegno forte, corale, di tutto il Paese, di tutte le forze che credono nel futuro di questo Paese, per noi e per le generazioni future. Grazie. Grazie a Presidente Spinti. Io voglio informarvi che siamo al primo posto dei trending topic di Twitter, la classifica degli argomenti più seguiti con le parole della Stato Generale della Cultura. Abbiamo iniziato questa giornata, è stato proposto, volevo chiedere proprio al volo, proprio al Presidente Letta, si è immaginato di esporre i bronzi di Liace all'Expo di Milano, qual è la sua idea? No, l'idea sicuramente mi piace, intanto posso dire che finalmente torneranno nel mese di dicembre al Museo di Reggio Calabria la cui, diciamo, almeno parziale inaugurazione e ristrutturazione terminerà, e quindi prima di Natale puntiamo a riportarli nella loro sede naturale, perché la grande forza del nostro paese è anche quella di riuscire a far sì che i visitatori da tutto il mondo vadano a vedere le cose belle che ci sono in Italia da Reggio Calabria a Milano. E i bronzi di Riace, come tutti sappiamo, hanno e avevano un luogo naturale che era il museo di Reggio Calabria. Questo museo era molto antico, ecco, mettiamolo così, il museo, e oggi la ristrutturazione dovrebbe avvicinarsi alla fine e contiamo entro Natale di far sì che tornino nel loro luogo naturale. Dopodiché io, come ci siamo già detti anche con Beppe Sala, sono assolutamente favorevole a far sì che Expo Milano sia il cuore di tutto ciò che l'Italia può presentare al mondo. Sarà per 5 mesi, l'Italia avrà una finestra di opportunità sul mondo straordinaria, e ritengo che sia una grande, grandissima occasione. Io voglio veramente che la cogliamo con tutto l'impegno possibile e immaginabile. Questo governo sta mettendo tutto l'impegno che può per far sì che l'Expo vinca, e io sono convinto che una delle chiavi perché l'Expo vinca è il fatto che, a differenza di come forse le cose andavano nel nostro paese un po' di tempo fa, si è capito tutti che l'Expo vince perché non c'è nessun nome e cognome legato all'Expo. È l'Expo Milano 2015, non sarà l'Expo né di Enrico Letta né di Roberto Maroni, non sarà l'Expo di Giuliano Pisapia, non sarà l'Expo di Beppe Sala, sarà l'Expo di Milano, dell'Italia, e credo che soltanto così nel nostro paese si comincerà a fare cose che funzionano, perché finché siamo andati avanti con l'idea che le cose erano personalizzate, poi alla fine l'Italia è fatta così, che se una personalizzazione fa sì che poi molti altri si mettano insieme contro quella personalizzazione, finiamo per tirare da una parte all'altra e si rema non tutti nella stessa direzione. Io vedo che l'Expo sarà vincente perché stiamo tutti remando nella stessa direzione, persone differenti tra di loro. Io penso che sia chiaro a tutti che tra me, Roberto Maroni, Giuliano Pisapia esiste un po' di differenza per molte cose, ma vedo che sull'Expo queste nostre differenze sono ricchezza, saranno ricchezza, così come lo sono per il lavoro che Beppe Sala, Diana Bracco e tutti stanno facendo, così come il lavoro che tutte le città italiane, tutte le parti del nostro paese stanno svolgendo. In fondo i bronzi di Riace rappresenteranno questa unità del nostro paese attorno a Milano e all'Expo. Bene, grazie ancora per la Letta. Io mi avvierei alla conclusione, ho colto alcuni segnali che mi sono sembrati importanti, insufficienti sul piano dell'intervento della cultura, però nella direzione giusta,
Mi è sembrato, mi ha colpito abbastanza questo giornale di economia, direi dal punto di vista dei fondamentali, diciamo l'idea di legare a una vera spending review una riduzione progressiva sulla base di priorità di riduzione della pressione fiscale sul lavoro, sulle imprese, ma quindi a favore del lavoro e a favore dell'impresa, a favore dell'azienda, a favore dei lavoratori, e soprattutto mettere al centro la cultura della ricerca, mi sembra un dato importante. Presidente Squizzi, concludiamo davvero, da 1 a 10 ce la farà secondo lei il Presidente Letta, che oggi hanno rinviato l'IMU a martedì, ma lo faranno martedì, poi hanno le scadenze il 10, a fare una legge di stabilità che questi fondamentali, se non altro, li rispettano? Ma io sono reduce da due giorni di riunioni con i vari segmenti di rappresentanza della nostra base confindustriale. C'è molta inquietudine, molto nervosismo nella nostra base, e tra l'altro annuncio ad Enrico Letta che gli farò pervenire un documento, una lettera scritta dove tendiamo a sottolineare le cose assolutamente necessarie che devono essere tenute presenti nella redazione finale della legge di stabilità. Io me lo auguro, glielo auguro e lo auguro a tutti noi italiani. Noi dobbiamo essere capaci di venirne fuori. Grazie. Sì. Io vorrei intanto, per quanto mi riguarda, ringraziare il Presidente Letta perché per noi era importante che partecipasse a questa seconda edizione degli Stati Generali. E, come ho detto, non ho nessuna difficoltà a ripeterlo, l'attenzione sulle scelte strategiche e sull'impostazione c'è. Mi piace molto l'idea di individuare ogni anno questa capitale italiana della cultura, perché ha un effetto anche di emulazione e di impegno. Io credo che però quello che sia emerso qui, lo voglio dire perché voglio tirare brevemente delle conclusioni, voglio chiedere se il Presidente Letta vuole dire ancora qualcosa. Ascolto le conclusioni di Napoletano e prendo appunti. Vabbè, forse è lungo. Comunque, allora, la cosa vera che voglio dire, secondo me, io ho riflettuto tanto su quello che abbiamo fatto, ho segnato tutti gli interventi, anche le critiche, perché tra i tanti elogi del Presidente Emanuele, che mi ha citato 20 volte, ha anche fatto alcune critiche, come dire, sì, costruttive, chiamiamole costruttive. Io però non defletto da questi due piani, e questo deve essere secondo me il nostro piano di lavoro come giornale. Un piano di lavoro strutturale, perché un giornale non può rinunciare a pensare non solo al giorno per giorno, cioè un giornale deve pensare, un giornale come Sole 24 Ore, anche a quello che accadrà tra qui a 5 anni, tra qui a 10 anni. Il piccolo passaggio di cooperazione, di unificazione tra il Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura è un passaggio per me politicamente rilevante. Nessun paese cambia dalla io parlavo rispetto a quello che la ricerca è fondamentale e decisiva, ma io parlavo dal punto di vista di quello che avevamo chiesto come manifesto della Generale Cultura, dicendo che per me la cultura è al centro della politica economica di sviluppo, non ha bisogno di attenzioni specifiche, ha bisogno di guidare le scelte di indirizzo generale della politica economica, quindi non avrebbe bisogno di un ministero, ma avrebbe bisogno di cooperazioni tra ministeri e di una guida della Presidenza del Consiglio. Questo ha segnato alcune stagioni di ripresa e quindi questo appartiene al dato strutturale. Sul dato poi puntuale operativo, noi oggi abbiamo avuto alcuni impegni, abbiamo avuto l'impegno che verrà rimosso il vincolo per la scala, abbiamo avuto l'impegno che, diciamo, il piccolo teatro non è considerato più come ufficio della magra, quindi alcuni di quei vincoli burocratici andranno e dovranno essere rimossi. Abbiamo fatto un ragionamento importante in prospettiva sugli equilibri futuri. Io voglio dire quello che faremo noi come Sole 24 Ore insieme a Banca Intesa, e questo lo annunciamo qui. Noi faremo una selezione e finanzieremo le prime 10 start-up, ma non le finanzieremo, come dire,
fate qualcosa, andate avanti. Noi ci impegniamo a fare un percorso, ci impegniamo a individuare e selezionare le idee migliori, ci impegniamo ad affiancarli con un percorso formativo che costruiremo insieme, ci impegniamo a dare tutti gli strumenti utili perché quell'idea imprenditoriale si realizzi. Io credo che noi dobbiamo avere grande attenzione per l'impresa culturale e per l'impresa creativa. Se andate ad Amsterdam vi arrabbiate, se passeggiate per Amsterdam dopo le 21 vi arrabbiate, perché io non capisco perché la gente deve vivere. Cioè l'Olanda ha avuto un grande secolo, 1-600. Tutti qui hanno detto che noi veniamo prima degli altri, abbiamo avuto tanti secoli. Quindi ma arriva nelle piazze e noi dobbiamo, che la nostra creatività deve fare arrivare nelle piazze il talento e il valore del capitale dimenticato che è quello italiano. Però ci sono anche piccole cose da cui può partire questo segnale di fiducia che tutti chiedevano, Patrizio Bertelli, la Presidente Squinzi, cioè in questo senso forse è improprio parlare di spiriti, di uno spirito che abbiamo avuto anni fa, perché la situazione è totalmente diversa da quella del dopoguerra, però è utile richiamare una volontà, l'orgoglio, usiamo l'orgoglio di Elena Cattaneo, non a partire dal dopoguerra, quindi voglio dire, non mi pare che sia nata in quella stagione lì. Ha detto che è una inguaribile ottimista, ti viene voglia di scappare, ma dobbiamo avere il coraggio di restare. Lui, per esempio, di Milano c'è, io dico sempre che Milano è piccola, magari qualcuno si offende, però non, è piccola ma piena di valori, è piena di tesori. Se tu parti dalla Pinacoteca di Brera, arrivi alla Galleria della Scala, arrivi al Museo del Novecento e magari arrivi all'Ambrosiano, arrivi al Duomo, non è che devi fare tanta strada, però non c'è nessuno che ti guida, che ti dice che cosa c'è alle tue spalle. Se tra queste 10 idee ne uscisse un giovane, 2 giovani, 10 giovani che hanno voglia di fare questo lavoro e di farlo bene, noi ci saremo, perché io ritengo, e vorrei concludere così gli Stati Generali, che noi abbiamo posto dei problemi, ma non ci possiamo accontentare di porre dei problemi. Ci sono troppi quarantenni, troppi 45enni, perché non, diciamo, la sofferenza di oggi non ha età, nel senso che soffrono i giovani, certamente soffrono tanto, poi i giovani vanno via, poi tornano, scelgono di andare a vivere e lavorare dove pensano e ritengono a ragion veduta di vivere e lavorare meglio, quindi è colpa nostra. Il 45enne è peggio, perché non è così giovane nemmeno per andare fuori e qui non trova niente. Allora noi abbiamo un dovere, perché questo 45enne spesso ha tanto talento, è fuori non perché ha sbagliato lui, perché la crisi l'ha portato fuori. Allora noi dobbiamo dare risposta ai nostri giovani per costruire il nostro futuro e dobbiamo dare risposte a questo talento di questa generazione intermedia che soffre e soffre molto. Quindi nel nostro piccolo cercheremo di fare qualcosina in più di quello che fa solitamente un giornale e non molleremo mai, come giornale dell'economia, di mettere al primo posto la cultura. Grazie.